Prego, dottoressa, vogliamo cominciare a capire come è cominciata questa sua attività. Ma è iniziata già fin da quando ero studentessa a Parma ed ero interessata fin da quando ero giovane al settore della cooperazione internazionale. E quindi ho iniziato diventando socia di Veterinari Senza Frontiere, svolgendo un periodo di volontariato presso la loro sede, che poi è dentro all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Di fatto c'era questo doppio tirocinio che io stavo svolgendo, uno presso la sezione diagnostica appunto dell'Istituto Zooprofilattico e il pomeriggio nella sede di Veterinari Senza Frontiere, che avevano costituito una sorta di società scientifica nella quale ritrovarsi e trasmettere le loro conoscenze ai giovani colleghi. Poi negli anni questa piccola associazione, appunto società scientifica, si è trasformata in un'associazione operativa sul terreno. E io, grazie al periodo di volontariato che avevo svolto presso la sede, ho avuto l'opportunità di lavorare in un primo progetto di cooperazione veterinaria in Algeria, nei campi profughi di Sahrawi. Un progetto un po' particolare perché era un progetto incentrato sulla veterinaria. Di solito i progetti che includono anche una componente veterinaria sono progetti di sviluppo rurale dove ci occupiamo di varie componenti delle produzioni locali. Io ho avuto la fortuna di lavorare in un progetto che aveva come obiettivo quello di strutturare e rafforzare i servizi veterinari all'interno dei campi profughi. Capito. Questa sua esperienza è stata un'esperienza per cui lei ha dovuto affrontare delle situazioni anche informative, anche di conoscenza un po' particolari. Ce ne vuole parlare un pochino, insomma, come si è preparata a questo tipo di interazione? E soprattutto questo tipo di interazione è affrontabile con le conoscenze ordinarie o c'è bisogno di uno studio particolare? Allora, sicuramente le competenze veterinarie sono fondamentali, ma non sono sufficienti di per sé. Io avevo, nel periodo in cui ero in attesa di sapere se sarei partita oppure no, avevo realizzato e svolto dei corsi di formazione specifici per chi vuole fare cooperazione internazionale, nei quali tra i docenti c'erano antropologi, sociologi. Abbiamo sviluppato competenze, anche seppur minime, però legate alla qualità del suolo, la podologia, agronomia, climatologia, cioè l'essere solo veterinario non ti dà gli strumenti per poter realizzare dei progetti che abbiano un impatto reale. Dopodiché, chiaramente negli anni si è evoluta completamente la situazione, adesso è molto più facile anche in Africa avere una connessione internet, quindi non sei più completamente isolato e anche quando stai lavorando hai accesso a banche dati internazionali, puoi relazionarti con dei colleghi che sono all'estero per risolvere problemi, ma all'inizio, nel 2000, quando io sono partita, ero da sola con la mia valigia piena di speranze e di cose che avevo imparato all'università. E che poi alla luce dei fatti si sono dimostrate non sempre così importanti, ecco, perché ad esempio le malattie infettive, così come sono descritte nei trattati o comunque nei libri che noi studiamo, in paesi nei quali sono molto spesso endemiche, non si mostrano mai con la sintomatologia clinica classica. Quindi è anche molto difficile fare diagnosi, sei tu da solo con le tue mani e uno stetoscopio, non hai laboratori che ti possono aiutare. E quindi all'inizio è stato davvero difficile riuscire a risolvere questi problemi. Ora è tutto più semplice perché è più facile comunicare, è più facile avere a disposizione laboratori che ti aiutano nel supporto diagnostico. E quindi diciamo che il cooperante degli anni 2022 è sicuramente più facilitato rispetto a quello a che ero io nel 2000, con anche la difficoltà di essere donna e giovane che in contesti, diciamo, di società pastorali, eccetera, non è certo considerato non sono caratteristiche che ti conferiscono autorevolezza, quindi questa autorevolezza te la devi creare poco a poco con il lavoro. Lavoravo in pieno deserto e anche dal punto di vista climatico era molto duro, ecco, molto duro resistere. Quindi in questo momento la situazione è comunque molto cambiata rispetto alla sua prima esperienza. Però
Perché, da quello che comprendo, la rete è diventata più diffusa, quindi è diventata più accessibile e è più facile avere informazioni. Ma queste informazioni che le serviranno per poter affrontare degli argomenti che sono stati, diciamo, portati in maniera diversa, è sufficiente per poter avere un sostegno? Ci sono dei consulti fra veterinari che possono essere fatti in questo modo? Oppure siamo sempre comunque in una situazione molto aleatoria perché ci sarebbe bisogno di strumenti un po' più approfonditi per affrontare le situazioni in campo? E allora, le banche dati internazionali riportano di solito informazioni generiche sui paesi. Quello che avviene, che io ho imparato nella mia esperienza di terreno, è mettere sempre un grande punto interrogativo rispetto all'attendibilità di questi dati, perché poi in realtà nelle zone in cui lavoriamo noi, lavoriamo con i pastori nomadi, nelle zone periferiche di paesi nei quali i servizi veterinari sono sempre molto fragili, mi sono sempre chiesta quei dati da dove venissero, perché io poi non ho mai visto dei veterinari pubblici sul terreno a fare prelievi di sangue, fare delle analisi reali su determinate patologie che venivano dichiarate presenti o assenti, non so sulla base di che cosa. Per cui quello che aiuta sicuramente è importante avere accesso a determinate informazioni, dopodiché queste informazioni vanno triangolate con le informazioni dei pastori che hanno una conoscenza reale di ciò che avviene nel loro bestiame, una conoscenza storica, per cui si utilizzano delle metodologie, ad esempio di epidemiologia partecipativa, tramite le quali si riesce a capire che cosa è successo nel passato e che cosa succederà. Quindi le banche dati non sono tanto importanti dal punto di vista del conoscere la presenza o l'assenza di patologie, però sicuramente nelle banche dati internazionali, soprattutto nel sito della FAO, ci sono tantissimi manuali pratici, metodologici che ti permettono di affrontare le problematiche in dei contesti pastorali. È stato fatto un ottimo lavoro in termini di manuali sulla divulgazione scientifica, educazione sanitaria, corredati di immagini iconografiche in tutte le lingue. Quelli sicuramente sono utili come strumenti operativi. Se lei dovesse dare un consiglio a un giovane, basandosi su un caso di studio che le è capitato, un fatto, una questione che l'ha anche coinvolta, no? Se lei dovesse dare un consiglio a uno che parte domani, e gli può raccontare una storia, che le è successa, che può avere un senso di fargli capire meglio la situazione e prepararlo un pochino all'impatto che lui avrà sul territorio, qualcosa che le è capitato, che le è particolarmente sembrato indicativo. Di cose me ne sono successe tante, boh, forse in questo momento mi viene in mente una volta nella quale siamo stati chiamati ad intervenire in un quartiere nel quale sostenevano che le femmine di, cioè, faccio un passo indietro, i rifugiati Sahrawi allevano come allevamento familiare, per autosostentamento, tutti dei piccoli ruminanti. Quindi ogni famiglia ha 4-5 pecore o capre che vengono allevate con gli scarti dell'alimentazione e sono la loro fonte di integrazione di una dieta che è costituita da aiuti internazionali, quindi tutta fatta di prodotti che vengono inviati in loco, quindi prodotti non deperibili e privi completamente della componente fresca. Per cui l'importanza di questi animali è quella di garantire carne e latte a una popolazione che è alimentata da ormai 40 anni con farine e cereali. Mi chiamano per dirmi che le femmine in quel quartiere non rimanevano gravide, per cui abbiamo fatto prelievi di sangue, cercato di capire che problema c'era, brucellosi, aborti, eccetera, eccetera, e poi il problema fondamentale è che in tutto il quartiere non c'era più nessun maschio. Quindi alla fine noi andavamo a cercare un problema di tipo sanitario con un approccio molto scientifico, eccetera, eccetera, e poi ci siamo dimenticati di fare 3 passi indietro e partire dalla base. È che siccome le famiglie usano il pascolo vagante e gli animali sono lasciati liberi durante il giorno, e il fatto che gli animali si accoppiano è del tutto casuale, se c'è un maschio nel quartiere chiaramente le femmine rimangono gravide, ma lì, durante l'ultima festa, la Pasqua del Montone, i maschi erano stati tutti macellati e casualmente in quel quartiere non c'era più neanche un maschio, per cui poi alla fine
Quello che ho capito è che la soluzione molte volte è molto più semplice di quella che noi andiamo a cercare. Abbiamo un approccio molto diagnostico, molto scientifico, andiamo subito a che ci sia un problema legato a una malattia infettiva e poi a volte appunto è un problema di gestione dell'allevamento. Quindi, in sostanza, quello che era una vecchia forma di approccio che aveva più degli aspetti antropologici che non degli aspetti scientifici, potrebbe essere indicata, nel senso che il cooperante dovrà vivere con queste persone per un certo periodo prima di poter essere efficace, perché solo allora, non so se dico una cosa che la trovo concorde, solo allora riuscirà a capire i meccanismi e le dinamiche che deve affrontare. Quindi è Sì, fondamentale. sicuramente è importante creare una relazione di comunicazione e di fiducia reciproca. Allora, le società pastorali sono società note anche in Europa per avere diffidenza nei confronti del medico veterinario, cioè sono società composte da persone che hanno una grande esperienza di allevamento e che credono nel loro intimo di poter risolvere in autonomia tutta una serie di problemi gestionali che gli animali hanno e che loro ben conoscono. Che cosa è successo nello specifico nei campi profughi Sahrawi? Che le loro conoscenze che derivavano da un sistema di allevamento nomade di fatto sono di diventate inutili nel momento in cui si sono trovati in esilio e quindi a dover rinunciare all'allevamento nomade, allevare gli animali con scarti dell'alimentazione, quindi senza più il pascolo e con la comparsa di patologie che loro non conoscevano. Quindi, di fatto, trovandosi di fronte a dei problemi che non erano in grado di risolvere, si sono rivolti a noi con fiducia, cercando di capire se eravamo in grado di dare delle risposte. In questa si è creata una comunicazione e poco a poco anche una fiducia, perché da un lato loro ci davano informazioni utilissime sulla storia delle patologie, soprattutto per quanto riguarda l'allevamento dei dromedari, sulle quali né io avevo ricevuto una formazione specifica, né i colleghi Sahrawi che avevano studiato a Cuba e che quindi sono rientrati e sapevano molto sulla clinica suina, che in un paese musulmano non è assolutamente utile, però sulla clinica del dromedario anche loro partivano da zero. Quindi abbiamo creato questi focus group nei quali i pastori ci insegnavano tante cose legate alla fisiologia e all'allevamento dei dromedari, nello stesso tempo però ci chiedevano informazioni sulla diarrea del capretto che era comparsa e che loro non avevano mai visto e che poi erano delle banali coccidiosi derivanti dal fatto che venivano allevati in recinti, cosa che loro tradizionalmente non facevano. È bellissima questa cosa che lei dice, soprattutto l'accenno al focus group. Si direbbe che solo da un'interazione di scambio informativo, un'attività di collaborazione sul piano sanitario può avere un senso, che ci riporta proprio al centro della One Health. Lei può dire quindi che quest'approccio è un approccio irrinunciabile e forse anche la più grande difficoltà per i nostri professionisti per operare immediatamente all'estero in queste condizioni. E questo forse è la difficoltà maggiore, quella di riuscire a creare questi gruppi e a prendere il meglio da questa interazione. Lei è d'accordo con questa cosa o vuole precisare qualcos'altro? No, sicuramente il problema fondamentale è creare quella fiducia che ti permette poi di comunicare, di avere delle informazioni chiare e certe e veritiere da parte degli allevatori. Ora, parlando di One Health, Salute Pubblica Veterinaria, mi viene in mente un primo studio che avevamo fatto sulle echinococcosi. Io avevo chiesto ai colleghi veterinari se l'echinococcosi era presente, loro mi hanno detto di no. Poi parlando invece con i macellai, io gli ho chiesto se avevano visto delle cisti dattiche nei fegati degli animali macellati e loro ho scoperto che tradizionalmente questa malattia la chiamavano la malattia dell'allevatore bugiardo. Sostanzialmente ogni cisti comparsa nel fegato di un cammello, secondo loro, corrispondeva a una bugia che il proprietario del cammello ha messo nella sua vita. Quindi non solo era presente, ma era notoriamente conosciuta dagli Conosciuto. allevatori.
Quindi i colleghi veterinari a domanda specifica ti rispondono in maniera chiara perché non vogliono farti vedere che non hanno delle conoscenze rispetto a una determinata tematica, però non bisogna mai fermarsi lì, bisogna sempre andare oltre e scoprire che gli allevatori la conoscevano talmente tanto che esiste anche un nome in arabo nella loro lingua tradizionale che definisce quel tipo di patologia, loro non sanno che sia l'echinococcosi, però la chiamano la malattia del bugiardo, quindi è presente e è un'informazione importantissima dal punto di vista della conoscenza dell'epidemiologia in quei territori. Il rapporto fra i consumatori e gli allevatori e quelli che operano con le carni, quindi è un rapporto significativo. Cioè nel senso, con interviste a queste parti, a questi players, si può avere un'idea, diciamo, più vicina alla realtà. Lei sta dicendo sostanzialmente questo. Sì, esatto, e poi soprattutto è necessario che ci sia un coinvolgimento collettivo e non lavorare per compartimenti stagni. Ad esempio, quando noi abbiamo avviato il nostro progetto con un'impostazione tutta italiana dei servizi veterinari che nei campi profughi sono all'interno del Ministero di Salute Pubblica, quindi c'è un imprinting tutto italiano nella strutturazione dei servizi veterinari all'interno dei campi profughi, abbiamo di fatto iniziato a rendere obbligatoria la lezione della carne, per la carne che veniva macellata e venduta ai campi profughi, e abbiamo iniziato a renderla obbligatoria in assenza di una legge quadro arrivata diversi anni dopo. Però in tutta la fase intermedia avere coinvolto i cittadini e soprattutto le donne sull'importanza che la carne che veniva da loro comprata passasse un controllo veterinario è stato fondamentale. L'ultima domanda che io volevo farle era se lei potesse decidere autonomamente un programma di miglioramento dei rapporti tra la sanità nostra e quella dei paesi che sta seguendo. Quali suggerimenti darebbe? Che cosa darebbe per quanto riguarda il miglioramento di questa relazione? Ma io ho vissuto appunto una situazione molto particolare, che è quella all'interno di campi profughi che sono in territorio algerino, quindi l'Algeria è uno stato riconosciuto chiaramente una repubblica riconosciuta dal governo italiano, ma i campi profughi Sahrawi hanno uno status giuridico di Repubblica Araba Sahrawi Democratica che è riconosciuta dagli algerini, ma da nessun stato europeo. Che cosa succede? Che ad esempio quando io devo trasportare dei campioni per eseguire delle analisi, oppure quando la FAO organizza una campagna di vaccinazione a livello globale come quella della peste dei piccoli ruminanti, il fatto che questa campagna debba essere realizzata in uno stato che non è politicamente riconosciuto dagli altri stati fa sì che di fatto tutto quel territorio sia al di fuori del controllo. Le questioni sanitarie o veterinarie dovrebbero essere trattate al di là del riconoscimento politico, perché un virus non dovrebbe essere collegato al riconoscimento o meno di una istituzione politica. Bisognerebbe che le autorità sanitarie collaborassero al di là delle relazioni fra stati, perché la salute degli animali non dovrebbe avere niente a che vedere con questioni di riconoscimenti fra stati. Quindi questo potrebbe essere il mio suggerimento, cioè che si crei una linea di collaborazione preferenziale tra chi si occupa di salute che va al di là dell'appartenenza politica o del riconoscimento mutuo tra stati. So che non è possibile, però sarebbe davvero utile. Invece per quanto riguarda le questioni formative che devono coinvolgere le nostre istituzioni di ricerca e didattiche, si potrebbe migliorare molto la preparazione dei veterinari per renderli più idonei a fare questo tipo di attività e ad essere efficaci in questi contesti? Si potrebbe se si facesse un passo indietro di 20 anni, cioè il veterinario formato 20, 30, 40 anni fa era un professionista a tutto tondo, mentre attualmente le professioni sanitarie in generale, quelle veterinarie che stanno mutuando un po' la linea di tendenza anche della formazione medica, tendono a specializzarci sempre di più.
Allora, se questa specializzazione permette di affrontare problemi di salute sempre più specialistici in Europa, in un paese nel quale devi avere una visione a tutto tondo, ti rende gli strumenti per risolvere i problemi. Se non un ecografo, non hai un laboratorio di supporto, e sei abituato a risolvere i problemi soltanto tramite l'ausilio di apparecchiature che ti aiutano nel fare diagnosi, chiaramente ti trovi in difficoltà. Non è un caso che nella mia esperienza di terreno io abbia trovato molti più consigli e suggerimenti utili da colleghi anziani che avevano svolto la loro professione, si erano fatti l'esperienza ai tempi in cui c'era anche il veterinario condotto, rispetto ai giovani che molte volte si trovano davvero in difficoltà. Quindi inserire dei moduli formativi nelle università veterinarie con uno specifico focus sulla cooperazione che appunto portino ad avere una visione globale, l'importanza di capire come è strutturata una società, quali sono le persone chiave che possono creare un cambiamento se tu realizzi un programma di educazione sanitaria, ad esempio. Devi saper identificare quali sono le persone chiave autorevoli all'interno di una comunità che sono in grado di introdurre un cambiamento. Queste sono tutte cose molto importanti nella gestione pratica del lavoro che noi facciamo, ma che purtroppo poi si imparano dai nostri sbagli e sul terreno. Un'ultima domanda, ci sono degli argomenti veramente caldi che implicano un'attenzione nel passaggio di patologie animali, sia per animali che per la sicurezza alimentare, tra i paesi come quelli che lei frequenta e i nostri paesi? Ma in questo momento, vabbè, il problema principale era rappresentato dalla peste dei piccoli ruminanti, che non è assolutamente un problema di salute pubblica, ma è un problema che provoca gravi danni all'economia. Quindi diciamo che per l'esperienza che ho io, che appunto è con pastori nomadi in zone molto marginali, che quindi hanno anche un mercato locale, non vedo problemi grossi di introduzione di patologie in Europa. Certamente avere dei servizi veterinari forti e rafforzati nei paesi, diciamo, quelli che si venivano chiamati in via di sviluppo, ci permette quella che si chiama l'allerta precoce, quindi di sapere per tempo se compaiono nuove patologie e quindi prevenire l'eventuale ingresso di patologie in Europa. E da questo punto di vista, ecco, una cosa importante, che è sicuramente il problema principale che si sta vivendo in Africa in questo momento, è che i servizi veterinari in generale vivono una carenza enorme di personale. I medici laureati sono molto pochi in tutta l'Africa, di solito sono operativi negli uffici centrali, nelle capitali, mentre sul terreno lavorano quelli che si chiamano gli operatori di comunità, che sono persone con un profilo formativo medio-basso, che però sono importantissime nelle campagne di vaccinazione e nel diventare delle sentinelle informative sulla comparsa di nuove patologie. In molti paesi queste figure non sono ufficialmente riconosciute, per cui è fondamentale che anche chi si occupa di salute animale lavori affinché i paesi le riconoscano come delle figure istituzionalmente importanti e vengano in qualche modo strutturati e standardizzati dei programmi di formazione per queste persone, perché ci devono essere, ma devono essere anche in grado di svolgere correttamente il loro lavoro.